Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un mio nuovo video. Bene, dunque, dopo il video precedente di questa neonata rubrica dedicata ai giochi della mia collezione in cui abbiamo trattato Nintendo DS, passiamo oggi al mondo Sony, non si direbbe, e andiamo oggi a esaminare la mia collezione per PS1. Ve l'avevo già fatta vedere in realtà questa collezione sotto forma di live, che però ho prontamente oscurato di modo che non vado a intralciare con questo contenuto principale. Giochi PS1 che arrivano per una minima parte dalla mia vecchissima collezione di quando ero bambino, quindi i classici Final Fantasy 9 eccetera che arrivano dall'epoca, ma diciamo il 95% l'ho recuperato in età adulta, se non proprio negli ultimi anni, quindi 4-5 anni, complice anche il fatto di avere insomma un'attività di rivendita che mi permette di mettere mani su lotti e di mettere, diciamo, in collezione roba che normalmente magari non comprerei o non comprerei a queste cifre. Quindi ho espanso abbastanza questa collezione PS1, ma come tutte le altre collezioni, anche per questo motivo qui. Oggi andremo a vedere per l'appunto i giochi PS1. Non vi farò vedere come nel passato video il contenuto, l'interno del gioco, per un motivo molto semplice, perché prendiamo ad esempio un titolo a caso che sarà poi il primo che vedremo. Ogni gioco che ho per PS1, tranne forse un paio di big box, l'ho chiuso all'interno di alcune buste protettive di misura, che sono per l'appunto queste, che danno, oltre una protezione fisica al gioco, anche un senso di compattezza e di pulizia al tutto. Queste buste qui, siccome molti me l'hanno già chiesto, e me lo chiederanno probabilmente sotto questo video, quindi anticipo la risposta, le ho recuperate su un negozio eBay che vende buste per fumetti, ma la particolarità di questo negozio è che per ogni busta associa un formato di videogioco a cui è idoneo, e ci sono alcune buste in realtà che sono proprio fatte su misura per alcuni giochi, tipo per esempio quelli PSP. In questo caso io ho recuperato un bel po' di buste per il PS1 che vanno bene anche per i giochi Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, e per il PS2 che vanno bene anche per altri tipi di giochi tipo GameCube, eccetera, eccetera, perché è il classico formato DVD. Quindi non vi potrò aprire questi giochi per farvi vedere l'interno, perché li ho messi all'interno di queste buste che hanno questa diciamo linea a strappo, classica delle bustine dei fumetti, e maniaco dell'ossessione, appunto, per evitare che spuntassero i quattro spigolini ai quattro angoli per l'appunto del gioco. Cosa ho fatto io? Li ho attaccati con lo scotch perché mi piace vederli belli compatti, puliti, senza questi triangolini che spuntano. Quindi se vado ad aprirli tutti poi è un macello andarli a richiudere. Quindi fronte e retro. Questi video vi ricordo che saranno per ogni collezione che andremo a vedere tutta una tirata unica, quindi in ogni video vedremo l'intera collezione dei giochi presenti per questa console a discapito del tempo. Quindi mettetevi comodi, prendetevi da bere e da mangiare, oppure salvatevi il video nei preferiti e guardatevelo a rate, perché verranno dei video molto lunghi. Già con PS1 saranno problemi. Io stesso per registrarlo penso non lo registrerò one take, ma lo farò magari in due riprese, perché sono tanti giochi, dopo un po' la voce se ne va e anche il tempo necessario per farlo comunque è tanto. Quindi direi di iniziare con, e tra l'altro sono in ordine alfabetico, quasi tutti tranne alcuni big box che ho lasciato separate in collezione nell'armadio qua, nello scaffale, per un motivo di ordine, di compattezza, quindi li ho lasciati separati. Iniziamo con, ve l'ho fatto vedere poc'anzi, Alone in the Dark, The New Nightmare, protagonista Edward Carby, è un survival horror, tra l'altro molto molto carino, degno rivale dei Resident Evil per PS1. Chiaramente non arriva a quei livelli, ma si difende molto molto bene. Edward Carby e Alince Drake, se non ricordo male, i due protagonisti. Si può affrontare per l'appunto la storia dal punto di vista dei due protagonisti. Un gioco strutturato su due CD, relativamente lungo, con enigmi da risolvere, creature infernali, insomma molto molto carino. C'è anche per Play 2, il valore più o meno lo stesso, siamo intorno ai 10-15 euro. Se riesco vi do le valutazioni, perché nel video passato mi sono reso conto che era una cosa che mancava un pochino, se mi ricordo, su tutti quanti ve lo do. E cerchiamo di non dilungarci tantissimo. Tanti di questi, chiaramente, man mano che vado avanti faccio dei piccoli incisi, tanti di questi non li ho ancora giocati, quindi ve li faccio vedere, magari faccio due parole così generali, ma non potrò dirvi molto altro in più, tipo Alundra, per l'appunto, che devo ancora giocare, The Adventures of Alundra. Mi piacerebbe riuscire a mettere tutto a fuoco, fantastico. The Adventures of Alundra, che ricorda molto The Legend of Zelda, ma non ho ancora giocato. Quindi un giorno lo giocherò e vi farò sapere.
Esattamente come Alundra 2, che anche questo qui non ho giocato. Tra l'altro questo qua vedo che ha retrocopertina in inglese. Non so se esiste la versione palita di questo gioco. Probabile. Io comunque questa qui, Palukei. E se dovesse esistere solo la versione Palukei, tanto bene così, altrimenti a me non uguale, nel senso che non è un problema. E andando avanti abbiamo poi Ape Escape, che è una pietra miliare dei platform 3D per PS1, tra l'altro il gioco che ha, diciamo, sdoganato il DualShock. Tra l'altro se vedete in alto c'è presente questo riquadro, questo box che ci dice che il gioco si può giocare esclusivamente con il DualShock. E questo perché? Perché presentava al suo interno delle feature fondamentali e si potevano fare solo chiaramente con le due navette analogiche, come per esempio muovere questo racchettone per catturare le scimmie e altro ancora. Quindi senza il DualShock non era possibile giocare ed è stata una piccola rivoluzione in realtà questo gioco, molto 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 bello. Ci sono anche i capitoli su PS2 che vedremo poi nella collezione dedicata, che sono molto molto fighi anche quelli. Passiamo poi a un titolo che ha una cover art fenomenale, per quanto io ancora non l'abbia giocato, ve l'ho già citato nel video passato, caso vuole, perché abbiamo visto il suo seguito, che era per l'appunto The Adventure, insomma un titolo lunghissimo che non stiamo a ripetere. Il gioco è Azure Dreams della Konami. È un gioco che da quello che ho sentito non è un fenomeno di titolo, nel senso che c'è tanto di meglio su PS1, soprattutto a livello di JRPG è la patria incontrastata insieme a Super Nintendo dei JRPG, però insomma penso si possa difendere abbastanza bene a livello di gioco, di cover art è spettacolare. Da quello che mi ricordo c'è questa torre da scalare, ma non mi ricordo molto altro. Diventa un apprendista domatore di mostri in Azure Dreams. Ah, c'è questa cosa già, è vero, dei tipo Pokémon, una roba del genere. Un videogioco entusiasmante come nessun altro, parole grosse, che ti offre un sistema flessibile di storie, un generatore di piantine casuali, quindi c'è anche il generatore di mappe casuali, per la torre, e l'opportunità di esplorare misteri, prenderti cura di tante creature e decidere da solo il tuo destino. Entra subito nel sogno. Spiegata così sembra molto figo. Ci giocheremo un gioco. Questo è arrivato in un lotto non troppo tempo fa, inizio anno, tenuto per il semplice motivo che ha una bella cover e non l'ho mai visto prima. Sembra essere un gioco di ruolo, ma penso sia bruttino. In ogni caso mi piaceva molto la cover e l'ho tenuto. Si chiama Blades & Blade Eternal Quest. Ha una bella cover, più che altro non l'avevo mai visto, con questi quattro protagonisti che saranno probabilmente i quattro eroi del gioco. Molto classico, c'è cioè il guerriero, il mago, l'incantatrice, insomma. Classica roba, il gioco da quello che ho visto è un 3D molto 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 poligonale e acerbo, che non sembra niente di troppo bello, però insomma il gioco non sembrava male, quindi ho deciso di tenerlo in collezione. Passando poi a un altro gioco di ruolo, che però questo è un gioco di ruolo, non siamo volgari, comunque con delle cose sotto veramente grosse, tipo due coglioni tanti, Breath of Fire 3, alla fine l'ho detta, cazzo, non dovevo dirlo, Breath of Fire 3. Che è uno dei giochi di ruolo più belli della storia, il gioco Capcom. La cover fa abbastanza cagare, su questo possiamo essere concordi. Molto meglio la cover degli altri paesi, però insomma, tant'è, il gioco è un fenomenale gioco di ruolo. Molto molto figo, multilingua per quanto riguarda manuale e retro di gioco. Il gioco è chiaramente solo in inglese, ma è bellissimo questo titolo da recuperare assolutamente anche come punto iniziale per provare un Breath of Fire, perché è sicuramente il miglior capitolo da provare. Poi passiamo a un genere totalmente diverso: Broken Sword 2, La profezia dei Maya, che è un punta e clicca, un'avventura grafica, molto molto bellino. Tra l'altro, questo gioco supportava anche il mouse, se non ricordo male esatto, mouse compatibile, dovrebbe essere questo qua in fondo. Vediamo un po' se riesco a metterlo a fuoco. Comunque mouse compatibile, laggiù in fondo c'è, eccolo lì, mouse compatibile, perché c'era anche la periferica del mouse per il PS1 sfruttata probabilmente in questo gioco e in nessun altro. Vabbè, qua arriviamo al capolavoro di Metroidvania. Siccome siamo in periodo di Metroidvania, perché esce Dread, questo possiamo dire probabilmente uno, non diciamo il migliore, uno dei migliori Metroidvania di sempre, è uno dei pezzi più ambiti dai collezionisti PS1. Il gioco in questione non potrebbe che essere Castlevania Symphony of the Night. Guardate la bellezza di questa cover art. Alucard con il castello di Dracula che si staglia sul fondo, tutto sul tono del grigio, del marrone chiaro, dell'oro, bellissimo. Veramente bellissimo il ritorno di una leggenda. Questo gioco è fenomenale. Peraltro era molto molto figo perché poi a fine gioco, oltre ad avere finali multipli, c'era la possibilità tramite uno dei finali di sbloccare il castello reverse, quindi potevi affrontare tutto il gioco,
nel castello girato sottosopra, con tutta una serie di oggetti nuovi, armi nuove, nemici nuovi, boss nuovi, potentissimi, bellissimo. Gioco, non vi ho più detto le cifre, perdonatemi, ogni tanto diciamo una campione, gioco che ormai sta... Allora, onestamente, per quanto riguarda me, vale intorno ai 180, ormai viene sparato sui 200-250, però secondo me è più o meno il valore quello. Cerco di ricordarmi di dire i prezzi, perdonatemi, ma mi perdo nelle mie discussioni. Questo è un gioco che mi è arrivato in un lotto qualche tempo fa, un annetto e mezzo fa, e non so se tenerlo o no, mi ispirava dalla cover, poi provandolo ho scoperto che è un ottimo gioco. Sa molto di Resident Evil. Il titolo è Chaos Break, Episode from Chaos Hit, che è questo qui. Sa molto di Resident Evil classico, sia nelle meccaniche ma anche per la protagonista. Perché ditemi un po' voi a chi può, diciamo, a chi la potete ricondurre. Guardate qua, insomma, mi sembra abbastanza evidente. Anche il personaggio là sotto sa un po' di Carlos Oliveira. E il gioco è figo. Il gioco è proprio figo, figo, figo. È un po' legnoso nei movimenti del personaggio, però figo. Passando poi a un altro dei titoloni ambiti dai collezionisti PS1, abbiamo un gioco che non ha bisogno di presentazioni, che è Clock Tower. E questo penso sia proprio, se lo mette a fuoco, una delle pietre miliari della libreria PS1. Non lo mette a fuoco, Clock Tower non gli piace. Tanto questa è la versione quella che ha il retropretina in italiano, perché c'è anche quella in francese e tedesco, se non ricordo male. E questo gioco qui ormai è schizzato assolutamente alle stelle, chiaramente un survival horror. Schizzato alle stelle, ormai ci vanno non meno di 300 euro ed è molto molto figo. Ahimè, veniamo alle note dolenti, tra virgolette, l'unico, non è l'unico platinum, ma è l'unico platinum che ho di questa saga, che è Crash Bandicoot. Ahimè, questo ancora non sono riuscito a recuperarlo in prima stampa, perché lo voglio recuperare in versione big box, ma non mi voglio svenare, perché io sinceramente di pagare 100-120 euro per un Crash Bandicoot 1 mi tira un po' il culo, ecco, se devo essere sincero. Mi tengo il Platinum per ora, che tanto va bene, tanto se voglio giocarmi Crash Bandicoot 1 non lo gioco sicuramente in questa versione, ma me lo gioco, magari me lo gioco nella versione remastered dell'Ancient Trilogy, magari. Ovviamente andiamo in ordine, quindi subito dopo abbiamo Crash Bandicoot 2, Quarter Strikes Back. Tra l'altro questo qui non è il gioco che avevo io da bambino, perché il gioco che avevo io da bambino era la versione che adesso è molto molto rara, che sta intorno ai 100 e passa euro, che è la versione quella Small Box. Quindi non come questa, ma con la cover fatta un po' diversa, e che all'interno ha la demo di, non mi ricordo, forse Final Fantasy 8, c'ha una demo dentro, ora non ricordo di preciso, quella versione vale abbastanza, questa sta intorno ai 40 euro, però è figa anche questa versione di qui. Questa è la seconda release, la prima è quella per l'appunto Small Box. Andando sempre avanti abbiamo chiaramente Crash Bandicoot 3, che secondo me è il capitolo migliore della saga. O meglio, secondo me il capitolo migliore della saga è Crash Bandicoot 4 a mani basse. Tuttavia ha alcune scelte che lo rendono veramente odioso e pertanto il mio preferito continua a rimanere Crash Bandicoot 3, che ancora adesso si difende strabene. Veramente figo, ci ho giocato milioni di volte e rimarrà per sempre in my heart. Dopodiché, cosa ci sarà dopo? A intuito, secondo voi, cosa ci sarà dopo? Resident Evil? No, Crash Team Racing. Crash Team Racing, gioco di corse, per l'appunto ambientato nel mondo di Crash Bandicoot, con tutti i protagonisti come Crash, Coco, Polar Bear, ovviamente, Cortex, Dingo Dire, eccetera, eccetera. Questo gioco strutturato a mondi, in cui ogni livello è una corsa da affrontare, bisogna raccogliere anche lì le gemme, le reliquie, eccetera, eccetera, i cristalli, battere i tempi, battere i boss, insomma è un gioco abbastanza completo. Ne esiste anche un remake per PS4, ce l'ho ma non l'ho mai giocato, mi è bastato questo. Questo qua mi ricordo da bambino con mia sorella mi sono devastato, veramente devastato. Abbiamo già finito la prima colonna per PS1, sono 6. Quindi, beh, però stiamo viaggiando abbastanza bene, dai. Metto a posto questa e continuiamo con la seconda. Tra l'altro, fighe queste cover protettive, queste bustine. Però rendono i giochi iperoleosi, cioè li appoggi uno sopra l'altro e minchia, partono da tutte le parti. Quindi bisogna stare molto attenti a maneggiarli. Quindi, con estrema cautela, ci prendiamo questa colonna che non è per niente in ordine alfabetico. Fabio, cosa combini? Non è per niente in ordine alfabetico. Non va bene. Allora, perché l'ho girata sotto sopra male. Allora, continuiamo con Crash Bash. Chiaro, ovvio, garantito al limone. Eccolo qui. Crash Bash, serie di minigiochi ambientati sempre nel mondo di Crash. Chiaramente un gioco che punta tutto sul multiplayer. Peccato che non abbiano fatto una sorta di remake, magari espanso con nuovi minigiochi.
appunto di Crash Bash, peccato, magari un giorno lo faranno. Questo bellissimo, chiaramente un gioco che sa molto di Resident Evil, sempre fatto da Capcom, protagonista Regina e soprattutto i dinosauri, Dino Crisis, bellissimo questo gioco, lo conoscono tutti Dino Crisis perché è diventato iconico chiaramente per la protagonista, ma per il fatto che ci sono i dinosauri, insomma, molto molto figo. Valore, Crash Bash, non ve l'ho detto, sta intorno ai 50 euro, Dino Crisis stiamo sui 40. Ogni tanto, quando mi ricordo ve li dico, Dino Crisis 2 stiamo intorno ai 60, salito un po', ed è questo qui. Per l'appunto, vi ho fatto anche il gameplay di questo titolo. A differenza del primo, non è più survival horror, ha sempre delle tinte, diciamo, vabbè, che anche il primo horror non era, nel senso che sì, un survival, diciamo, non è che i dinosauri siano tematica horror, insomma, era un survival action. Il 2 ha quelle tematiche lì, molto figo l'idea del viaggio nel tempo, eccetera, eccetera, che per l'appunto è presente in questo titolo, ma diventa un gioco totalmente diverso, diventa un gioco action arcade, nel senso che giochi per il punteggio sostanzialmente. Proseguendo con la D, perché l'abbiamo messo in ordine in questo modo, Disney Action Game, Disney presenta Hercules, facciamo prima a chiamarlo Disney's Hercules, comunque lui, prima stampa, me ne erano capitate un miliardo di copie platinum, finalmente me ne è arrivata una copia prima stampa, l'ho tenuta, questa non la vuole mettere a fuoco, peccato, un platform molto molto carino su licenza Disney che ripercorre la storia del film della Disney, sotto forma di livelli, molto molto semplice come titolo, oddio, sono un paio di punti che mi hanno fatto un po' sclerare durante il gameplay, però sostanzialmente è anche molto molto corto tra l'altro, quindi è un'avventura che si gioca in un pomeriggio senza problemi. Poi abbiamo Dragon Ball, che non può mancare su nessuna console, abbiamo Dragon Ball Final Bout. Questi giochi qui, tanti sono diventati più iconici che per, diciamo, motivo nostalgico che non per effettive qualità. Un po' come il film di Super Mario, ok? Che io mi porto nel cuore, ma è una merda. Questo anche, cioè, Dragon Ball Final Bout, parliamoci chiaro, era una merda, ok? Però era Dragon Ball, era su PS1, era l'epoca in cui si, diciamo, vociferava dell'arrivo del Super Saiyan, insomma, eravamo ragazzini, ci andava bene un po' tutto, mettiamola così. Questo invece è un gioco un po' di un'altra caratura, non è il miglior picchiaduro di Dragon Ball, un picchiaduro di incontri, ma è molto molto carino. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, tra l'altro tutti questi picchiaduri di Dragon Ball, questi, ma come anche quelli presenti su Super Famicom, Super Nintendo, eccetera, sono tutti, quasi tutti, perlomeno, almeno non vorrei, non diciamo tutti perché poi magari vengo smentito, quelli che ho visto io francesi, va a sapere perché, ci sarà sicuramente un motivo per questa cosa qui, sono tutti francesi, esclusivamente in francese, non si sa perché, ma è così. Poi abbiamo questo tenuto, perché vabbè vale niente, lo mettiamo in collezione, ed è iconico, Driver, un GTA che ci crede poco, però insomma Driver con il PS1 lo si mette in collezione a 10-15 euro, ci può tranquillamente stare. Poi abbiamo un Final Fantasy, non li vedremo tutti subito i Final Fantasy perché come vi dicevo prima i big box li ho tenuti separati per tenerli in ordine nello scaffale. Abbiamo Final Fantasy 6 che è il porting 1-1, ma in realtà 1-1 no, perché hanno aggiunto anche delle sequenze animate, hanno aggiunto un po' di cosine, quindi no. Dato contiene nuovissimi filmati digitali in esclusiva per questa edizione, scopri l'origine, bla 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 bla. Benissimo, avete capito tutto. Final Fantasy 6 aka Final Fantasy 3 per Super Nintendo, probabilmente il più bel, diciamo, non il più bel Final Fantasy, ma la più bella storia probabilmente di un Final Fantasy, questo penso si possa abbastanza, poi ognuno ha i suoi gusti, però insomma ha una trama talmente bella, se dovessero fare mai un remake di questo titolo verrebbe fuori una cosa pazzesca, fatto con una riproposizione 1-1, perché io il remake di Final Fantasy 7 l'ho giocato, mi è piaciuto, però secondo me ragazzi non è Final Fantasy 7, cioè stravolge delle pedine, dei punti cardine della storia. Zack, non si possono toccare quelle cose lì, poi ne parleremo quando parleremo di PS4 e dei giochi, però insomma un remake 1-1 di Final Fantasy 6 sarebbe la cosa più epica del mondo. Andando avanti abbiamo poi Final Fantasy Anthology, eccolo qui, che presenta al suo interno i porting, dovrebbero essere i porting 1-1 di Final Fantasy 4 e Final Fantasy 5. La versione americana di questo gioco, se non ricordo male, è leggermente diversa perché dovrebbe avere al suo interno
o Final Fantasy 4 o 5, uno dei due, ma l'altro dei due titoli è sostituito da Chrono Trigger. Non so. Ha senso, cioè è figo averlo, però ha più senso una collector come questa, cioè nel senso che mi metti Final Fantasy Anthology, mi metti due capitoli di Final Fantasy, che mi metti il 4 e Chrono Trigger, ok, è sempre Square Enix, ma all'epoca Squaresoft, ma insomma. Anzi, qua era ancora Squaresoft, per l'appunto, perché è uscito ancora in epoca PS1, quando ancora non era Square Enix. E poi, altra, diciamo, collection di titoli, questi qua sono due remake, in realtà. Non mi ricordo se sono uguali alle versioni PSP, ma non credo, non credo. Comunque sono Final Fantasy Origins, che al suo interno, tanto bellissima la cover, che al suo interno contiene Final Fantasy 1 e Final Fantasy 2, con, diciamo, l'aggiunta di sequenze animate, te li rende giocabili, perché giocare le versioni originali di questi giochi, diciamo che è praticamente impossibile, perché sono invecchiati proprio troppo, troppo tanto male. Queste invece sono giocabili, peraltro Final Fantasy 1 e 2 sono avventure che si portano a termine in 10, massimo 12, 13 ore. Il primo molto acerbo, il secondo aggiunge delle cose molto molto particolari, insomma da provare, da mettere in collezione sicuramente un bel pezzo, sta intorno ai 40 euro, niente di particolare. Poi abbiamo, andiamo in ordine, facciamo vedere assieme, tanto non c'è molto altro da dire, Gran Turismo, il simulatore di corse per eccellenza su PS1, ma in generale il simulatore per eccellenza, Gran Turismo e Gran Turismo 2. Non sto neanche qua a dirvi quanto io abbia giocato questi due titoli, quanto mi sia spaccato sulle patenti, sulle gare, sulle, mamma mia, quanto ci ho giocato, più al secondo che al primo, e col 3, col 4, poi ci ho ancora andato giù pesante, poi mi sono fermato, ho giocato ancora un pochino al 5, poi non ho più giocato nulla di corse, però con Gran Turismo 2 veramente ci ho passato gli anni lì sopra. E poi andiamo avanti con gli ultimi tre titoli di questa colonna, abbiamo Grand Theft Auto 2, eccolo qua, che è il capitolo per PS1 che meglio ricordo, perché mi ricordo all'epoca ce l'avevo masterizzato e ci giocavo sempre con mio cugino, mi ricordo veniva su da me, lui abitava sotto il piano sotto di me, e veniva su e giocavamo, ma non seguivamo la storia, facevamo solo i coglioni, riunivamo tutte le macchine in un punto, gli sparavamo per dargli fuoco, insomma, come giocano, uguale a come giocano adesso i ragazzini a GTA 5 facendo i coglioni, e noi lo facevamo all'epoca, solo che noi adesso vediamo i ragazzini, questi ragazzini che giocano a questi giochi del cazzo e fanno i minchioni 24 su 24, e noi facciamo la stessa identica cosa, solo che con un gioco con visuale dall'alto, quindi stessa cosa. E per finire abbiamo Grandia, gioco di ruolo, che è una pietra miliare in questo qua del genere, un gioco, per l'appunto, come dice la retrocopertina, il leggendario gioco di ruolo giapponese. Questo è uno di quei giochi di ruolo da giocare, è invecchiato male, però c'è una remastered di questo titolo che comprende sia l'1 che il 2 nella Grandia Collection, ed è un ottimo modo per giocarli, giocateli, perché sia Grandia 1 che Grandia 2 sono due ottimi JRPG, veramente ottimi. Chiaro che il gioco originale per PS1 è invecchiato tanto ed è praticamente ingiocabile. Ho provato io a testarlo qualche, cos'è stato, un mesetto fa più o meno. Ha una gestione della telecamera imbarazzante, è troppo vecchio. Cioè, per quanto uno voglia dire ogni tanto, vabbè, mi prendo un bel gioco di ruolo, qualche bel JRPG che ancora non ho giocato, lo metto dentro il gioco, ma poi sono dei limiti tecnici che purtroppo nel 2021, per quanto tu possa essere appassionato retro gamer, quindi non vai troppo per il sottile, non stai troppo a guardare il pelo nell'uomo, ma sono dei dettagli che oggettivamente cozzano troppo con la realtà di oggi e non riesci a goderti di quei titoli. C'è un Grandia PS1 oggi come oggi, non riesci a giocarlo, non riesci a giocarlo perché è proprio imbarazzante ed è un peccato, un po' come il primo Medieval. Tra l'altro hanno fatto il remake di Medieval, non è che abbiano aggiustato le cose, ma non c'entrava niente questo. L'ultimo gioco di questa colonna è Legacy of Kain Soul Reaver, con copertina lenticolare. Riesco a farvelo percepire? Sì, cazzo, che figo. Copertina lenticolare, gioco della saga di Legacy of Kain, che comprende anche Blood Omen, Defiance, eccetera, 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 da giocare perché ha tutta una lore, parola tanto utilizzata ultimamente, molto densa, molto corposa, e poi anche a livello di giocato in sé per sé è molto figo, quindi assolutamente da recuperare. Questo sta intorno ai 30 euro circa. E attenzione, ho fatto la seconda colonna in soli 10 minuti, potrebbe andare molto meglio del previsto questo video, potrebbe durare solo 3 ore, attenzione. Allora andiamo avanti con, l'abbiamo citato,
è arrivato Medieval Sir Daniel Fortescue. Bello, iconico, ma ingiocabile. È ingiocabile, cazzo, il giorno d'oggi. E il suo remake non è che abbia semplificato le cose, sinceramente. È un gioco abbastanza di merda il remake, però insomma, cazzo, Medieval non lo metti in collezione. E Medieval 2 non lo metti in collezione. Dai, lo metti sì in collezione. Sono giochi che magari sono invecchiati male, ma comunque come pezzi da collezionismo ci stanno alla grandissima. E sono due titoli iconici assoluti nel parco titoli PS1, come lo è questo. In realtà è la trasposizione di un arcade, tra l'altro è una trasposizione fatta molto molto bene, gira molto bene su PS1, che è Metal Slug X. Mamma mia, cosa non è Metal Slug X? Mettilo a fuoco che questo è figo. Mettilo a fuoco che questo è figo, cazzo. Metal Slug X ce la fa. Comunque è lui, il run and gun di SNK. Non c'è bisogno che vi dica che cos'è Metal Slug, insomma, lo conosciamo tutti. Ah, ce l'ha fatto, mettilo a fuoco, complimenti. Tra l'altro non so se ci sono altri Metal Slug per PS1. Sapete che adesso ci sto pensando, mi è venuto il dubbio. Ci sarà l'1 e il 2, perché l'X è un tipo un punto di congiunzione tra l'1 e il 2. Può essere ce ne siano altri per PS1, mi andrò a informare. Comunque questo è un gioco che sta intorno ai 50€ ed è molto molto figo. Abbiamo poi due Oddworld. Abbiamo Oddworld Abe's Exodus, eccolo qui, protagonista ovviamente Abe. Conoscono tutti questa saga, la conoscono tutti, e ovviamente qua abbiamo anche Oddworld Abe's Odyssey, perché per il protagonista, che è iper bizzarro, per i suoi versi soprattutto che emette, che è quelli che ci facevano letteralmente spaccare da bambini, ci giocavamo principalmente per quello. Oh, hai visto il gioco di quell'alieno che scorreggia? Era quello il senso, cioè... Noi critichiamo tanto le generazioni odierne, ma noi da bambini non eravamo decisamente meglio. E per il 20° anniversario della nascita di questa saga esce Pac-Man World, per appunto 20th Anniversary, nuovissimo Pac-Man in 3D. E questo è assolutamente un platform 3D bellissimo, ma in realtà tutta la saga di Pac-Man World è figa. Quindi vi consiglio di recuperarli in qualche modo, perché sono proprio fighi, sia il primo che il secondo che il terzo. Ma in realtà anche quelli, anche i Pac-Man, le avventure mostruose su PS3 sono giochi molto molto deliziosi. E questo è proprio bello da giocare, invecchiato bene. Per quanto sia un platform in 3D, invecchiato molto bene. Questo mi ha sempre inquietato un po'. Crystal Dynamics Pandemonium 2, il primo non ce l'ho. Mi ha sempre un po' inquietato questo gioco. Ha quel tipo di meccanica simile a Clonoa, cioè quella sorta di effetto 3D simulato, quando in realtà è un 2D con, diciamo, l'ambientazione che ruota, una specie di asse, che ti simula il 3D. In realtà il giocatore si muove sempre avanti e indietro, su e giù, è un 2D. Mi ha sempre un po' inquietato, devo essere sincero, e ditemi se può non inquietare un personaggio del genere. Però, insomma, tenuto, perché comunque è un titolo di quelli fighi da avere in collezione. Manca ancora il primo, ma comunque è un gioco che si recupera abbastanza in fretta, insomma con poco. Questo è molto molto figo, Parasite Eve 2. Vi ho fatto il gameplay di questo titolo, tra l'altro l'avete apprezzato moltissimo. Titolo della Squaresoft, con forti diciamo tinte horror e molti elementi RPG. Il primo titolo l'ho giocato anche sul canale, fatto live, non l'ho ancora recuperato fisico perché è un'esclusiva americana. Ci sarà anche giapponese chiaramente, ma giocabile in versione americana, ed è salito abbastanza, con abbastanza direi che siamo intorno agli 80 euro circa. Parasite Eve 2, i canonici 40 euro li vale. Poi abbiamo Pocket Fighter, che è un gran bel picchiaduro. Io, come sapete, non sono un amante di picchiaduro, ma alcuni titoli li metto in collezione, come Pocket Fighter, ovvero Gem Fighter, che è sostanzialmente Street Fighter con i suoi protagonisti versione chibi, quindi molto pucciosi e cartunosi, e molto molto carino, tutto disegnato a mano, simpatico. Poi, insomma, guardate, abbiamo Ryu, Ken, insomma tutti i personaggi storici di Street Fighter, versione chibi, versione pucciosa. Carino questo. Tanto questo qua è anche presente nella Street Fighter Anthology per il PS2, se non ricordo male. Dopodiché abbiamo una saga di sparatutto su binari. Tra l'altro di questo gioco qui ho anche... cioè, questo gioco qui ce l'ho in versione scatolata con la pistola G-Con, che è per l'appunto Point Blank.
titolo arcade, la sala giochi, trasposto anche su console, uno spara tutto su binario, insomma, poi Point Blank lo conosco tutti, mi riesce anche difficile farvi delle spiegazioni su titoli che conoscono tutti, quindi ve li cito semplicemente. Mi manca il 2, purtroppo, che è il più difficile da trovare, non si sa neanche bene per quale motivo, ma ho il terzo recuperato quest'anno nell'8 in cui c'era anche Clock Tower. Tutti e tre ottimi capitoli. Mi manca ancora il 2, per la miseria. È un titolo che non costa neanche carissimo, però non è così diffuso. Cioè, Point Blank 1 ce n'è dappertutto, il 3 si trova un po' meno, ma si trova. Il 2, sì, se vai su eBay lo trovi, però di pagarlo a prezzo pieno onestamente non mi va. Poi abbiamo un altro platform 2D invecchiato abbastanza bene, insomma, in maniera dignitosa, che è Rayman. Eccolo qui, alla fine è una melanzana, quindi insomma, tant'è. E ci sarebbe anche il 2 su PS1, che io però non ho in collezione, è un gioco che questo non vale niente, starà sui 15€. E poi arriviamo alla R. Con R cosa potremmo mai avere? Tutta la saga di Resident Evil. Quindi abbiamo Resident Evil 1, versione prima stampa, ok, con il bel Chris Redfield, con preso da in preda alla schizofrenia, guardate gli occhi, tanto di Chris Redfield non è un cazzo sto personaggio, ma va bene. E Resident Evil 1, cioè, ne abbiamo parlato, ci abbiamo giocato, l'abbiamo visto milioni di volte, non c'è, cioè, cosa vi devo raccontare? È Resident Evil 1, no? Lo conosciamo tutti. Ci sarebbe anche la versione Director's Cut, che vale leggermente di più, ma neanche tanto in realtà. E caso interno la demo di Resident Evil 2. Tra l'altro, la demo di Resident Evil 2 diversa che ha delle differenze dal gioco originale, che poi è uscito l'anno dopo. Resident Evil 2, che è il mio, in maniera affettiva, il mio Resident Evil preferito, anche se il mio Resident Evil preferito rimarrà sempre il quarto capitolo. E poi abbiamo Resident Evil 3 Nemesis, con il protagonista Jill Valentine, e soprattutto protagonista il Nemesis, perché era la vera spina nel fianco del titolo. Bellissima la possibilità di avere i punti di storia, di intrecci in cui si potevano fare delle scelte, tipo se scappare o combattere il mostro. Bella la modalità mercenari, che è stata inserita per la prima volta, molto bello il gioco in sé, si vedono tante ambientazioni nuove di Recon City e zone limitrofe, come la torre dell'orologio che è diventata iconica, insomma, figo sto gioco, figo figo figo. Proseguendo con la lettera R abbiamo un altro gioco di corse, questa volta non simulativo ma arcade, il classico gioco di corse arcade, che è Ridge Racer Type 4, che è probabilmente il punto più alto della saga per quanto riguarda almeno PS1, ma anche in generale, perché è un ottimo capitolo, molto molto figo. Tra l'altro veniva venduto anche con, all'interno c'è una demo che non, tipo recita Ridge Racer High Spec Demo, non so cosa sia. Veniva venduto anche in bundle con una scatola che conteneva all'interno un controller stranissimo. Trovo una foto, ve la metto durante l'editing. Bizzarrissimo, si chiamava qualcosa tipo G con qualcosa, stranissimo sto controller, me lo ricordo particolarmente perché c'era un mio amico all'epoca, veramente bizzarro. Poi passiamo alla S. Con la S abbiamo un survival horror per PS1, che dire iconico è poco, non lo dirò perché mi sono reso conto e poi me ne renderò ancora più conto durante il montaggio, che ho detto iconico penso in questo video 40 volte. Potremmo fare anche la conta, in effetti, metto un contatore qua in alto. Un gioco su loro iconico per PS1, Konami, Silent Hill. Nel frattempo che i vicini di sopra stanno traslocando e portando tutto alle Maldive, Silent Hill, gioco con un sacco di finali, paura allo stato puro, questa nebbia che serviva per celare i problemi di caricamento, no? del gioco, perché non ce la faceva. Ma al tempo stesso, mettendo questo filtro di nebbia, è diventato, insomma, rappresentativo di un genere, no? Quando pensi a Silent Hill, pensi alla nebbia. Ed è fighissima questa cosa qui. Cioè, quando un limite tecnico diventa un pregio da cavalcare. Bellissima questa cosa. Il gioco è salito un macello nell'ultimo tempo. Da 50 euro standard che stava prima, ormai ci vanno 100-120 euro. Non si sa neanche bene per quale motivo, perché di Silent Hill ce n'è una valanga in giro. Quindi, boh, va a sapere. Poi abbiamo due giochi, due platform, sono molto molto carini, due platform 3D, che sono Spider-Man, prima stampa, e anche questi stanno salendo abbastanza, quindi questi ho deciso di tenermeli, perché li avevo messi in vendita, ma al prezzo a cui li avevo messi mi sembrava di aver ricevuto un po' troppi contatti, di gente, no, me lo vengo a prendere subito,
Io, siccome non sono nato ieri e sono uno abbastanza navigato, un attimo, se c'è tutto questo interesse, forse non valgono più quello che gli ho messi io. Avevo messo tipo a 30 il primo e 40 il secondo. Poi nel tempo mi sono reso conto che mi arrivavano offerte di €80 per il primo e 60-70 per il secondo. Quindi ho detto, aspetta un attimo, magari li mettiamo in collezione che stanno bene lì. Belli. Spider-Man 2, metti fuoco, Enter Electro. Molto molto bellini, dei platform, diciamo free roaming se vogliamo, molto 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 simpatici. Poi abbiamo la trilogia di Spiro. Ah, questo devo mettergli lo scotch perché non, mi sono dimenticato di mettergli. Cioè, ecco, questo io voglio evitare, quando li metti nello scaffale ci sono questi bordini che spuntano. Io con lo scotch, tac, pizzico tutto giù. Questo non l'ho fatto, molto male Fabio. Abbiamo Spiro the Dragon. Mi ha sempre dato un fastidio boia questa gestione della telecamera vorticosa, ed è il motivo per cui non ho giocato Resident Evil 7, per cui non giocherò Resident Evil 8, per cui mi evito tutti i giochi in prima persona tranne quelli dove riesco a gestirlo, tipo i Bioshock, tipo Metroid Prime, lì ce l'ho fatta. Però insomma mi ha dato dei problemi questa cosa qui nel tempo. Gli Spyro li ho sempre visti giocare ma non li ho mai giocati perché mi dava sempre dei problemi fisici proprio, stavo male, veniva da rubare. Niente. Spiro 2, Gateway to Glimmer, il secondo capitolo, e poi Spiro 3, Heir of the Dragon. Presi, messi in collezione, ma non li giocherò mai. Tra l'altro ha uno sbrego dietro che è vergognoso. Difetti come questo qua di Spiro 3, che ha questo spacco enorme dietro, ne avrò due o tre all'interno della collezione PS1, non di più, basterebbe cambiare le cover. E per l'appunto volevo fare la precisazione che sono tutti in ottime condizioni perché sono tutti pezzi selezionati, mirati, quindi o che io li abbia comprati o che mi sono arrivati da dei lotti e me li sono tenuti, sono tutti tenuti bene, sono tutti stati diciamo messi a posto a livello di cover, sostituita nel caso fosse rotta. Alcune volte mi si è spaccata per questa sua oleosità, metti un gioco sull'altro, sposti la colonna, parte via e si spacca per strada, quindi questo dovrò cambiarlo. E poi andiamo avanti, sempre con l'S, abbiamo Star Ocean The Second Story. Questo avrei proprio una voglia matta di giocarlo. La saga di Star Ocean è una gran saga di JRPG. Ho giocato il primo Star Ocean e mi è piaciuto tantissimo, il secondo ho proprio una voglia matta di giocarlo. Tra l'altro c'è anche il porting barra remake di questo titolo su PSP, che è molto molto figo. E ha una cover art che è fenomenale, lo vedrete quando vi farò vedere la collezione PSP. E non vedo l'ora di giocarlo questo, è uno di quei titoli che proprio voglio giocare. Poi abbiamo dei giochi di Street Fighter. Non sono un amante di picchiaduro come dicevo prima, però qualche titolo lo metto in collezione. Qua abbiamo Street Fighter Alpha 2, che ha una cover full art bellissima, tra l'altro. E poi abbiamo Street Fighter Alpha 3, che anche questa è molto molto figa. Guarda che bella, mamma mia. Va detto che le cover degli Street Fighter sono tutte veramente di una qualità eccezionale. Dopodiché abbiamo un gioco stealth, Vivi con onore, colpisci a tradimento. Mazza. Tenchu Stealth Assassin. Anche questo è un titolo che ricorderanno più o meno tutti perché era abbastanza conosciuto all'epoca. Insomma, si parlava di questo Tenchu che poteva affrontare l'avventura in tanti modi, essere silenzioso, giocare nei panni di un ninja, insomma. Era una cosa un po' atipica, si vedeva proprio solo in Metal Gear e magari in Siphon Filter vagamente, ma diciamo che una volta non è come adesso, alcuni generi erano veramente strabistrattati. Dopodiché abbiamo The Grand Stream Saga, eccolo qui, gioco di ruolo che tra l'altro va a ricollegarsi, perché è sempre sviluppato dal Team Quintet, a quella trilogia dei sogni per Super Nintendo che presenta titoli come Illusion of Time, Terra Enigma e Soul Blazer. E lo stesso team che l'ha sviluppato presenta più o meno le stesse tematiche di base, la creazione del mondo, eccetera, tutte queste cose qui. È una sorta di erede spirituale che non ci crede per niente, perché quella qualità lì non viene mai eguagliata, però è interessante capire il fatto che arriva da quella roba lì, ok? Che poi non ce l'abbia fatta o che non abbiano investito abbastanza risorse o che non le abbiano avute abbastanza risorse, è un altro discorso. Peraltro, leggo delle cose assurde come più di 60 personaggi nemici da attaccare su ogni lato. Che vuol dire? Boh. Più di 100 ore di gioco, la Madonna. Combattimenti in tempo reale utilizzando più di 1000 combinazioni di armi. Quando vuoi mettere tanta carne al fuoco e poi non ce la fai. Va bene. Dopodiché abbiamo l'altro Platinum per PS1,
ahimè ancora non l'ho trovato in prima stampa, Time Crisis, che è un altro sparatutto su binari, insomma, chi è che non lo conosce? E poi abbiamo Tomb Raider 2, il primo mi deve arrivare in versione big box, ma ahimè mi sta arrivando in un lotto in cui lo pago niente, quindi otterrò quello, ma è francese, con i big box, ma va bene uguale, Tomb Raider 2 e Tomb Raider 3, che probabilmente è il capitolo migliore di questo quintetto per PS1, anche se gli altri sono molto molto carini, sia il Last Revelation che il Chronicles, però insomma il 3 forse è quello più ricordato, poi insomma Lara Croft all'epoca faceva sognare grandi e soprattutto piccini. Continuando Tomb Raider abbiamo The Last Revelation, eccolo qua, giochi che non hanno preso grandissimo valore, quindi si possono recuperare diciamo che con un po' di fortuna, con tranne il primo, che forse è quello che sta salendo leggermente di più, ma a prezzi più che abbordabili, secondo me con 70 euro li si recupera tutti, con un po' di fortuna, 70-80 euro. E poi Tomb Raider Chronicles, che forse, no, forse in realtà è quello, insieme al primo quello che vale un po' di più, mettiamola così, sui 25 euro, gli altri 10-15 euro si trovano tutti. Così abbiamo finito, mi manca per l'appunto solo il primo che mi deve arrivare, lo terrò. Poi qua abbiamo un altro di quei giochi che sono entrati nell'immaginario della libreria PS1, che tutti vogliono insieme a Castlevania, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di Tombi. Tombi che è un platform RPG, definiamolo così. Molto molto carino, sicuramente non un capolavoro, ma è entrato un po' nell'immaginario per questo suo aspetto particolare, per la bizzarria che lo pervade, ma da qui a dire che è un capolavoro Tombi, se vogliamo essere oggettivi e non dei fanboy del cazzo, no, cioè non è un capolavoro proprio, ma manco per un cazzo, è un bel gioco da 8, ma capolavori sono altri secondo me. Comunque Tombi, che ormai ha preso quotazioni fuori di testa, sta salendo sempre di più, ormai sta su 200 e passa. Dopodiché abbiamo Topolino e le sue avventure, che trovarlo in prima stampa, big box, sono soldi, sono palate. Ci teniamo la Platinum per adesso, che va bene, ecco, è il terzo gioco Platinum, ecco, sono tre Platinum. È la trasposizione, il porting di Mickey Mania per Super Nintendo, che ripercorre i primi cortometraggi di Topolino, da Steamboat Willie fino a non mi ricordo quale, sotto forma di livelli, molto molto carino. Vi avevo fatto tutto il gameplay all'interno di una live tempo fa. Poi abbiamo, quasi arrivando alla fine, Valiant Story della Squaresoft, e questo è quello che è universalmente riconosciuto come, oltre uno dei più bei JRPG per PS1, perché è fighissimo, è anche tanto tanto difficile, quello che doveva essere Final Fantasy XII. Questo era nato come il nuovo Final Fantasy XII, che poi non è stato. Ha tantissimi punti di congiunzione col XII, anche il mondo in cui si sviluppa, perché è ambientato ad Ivalice, insomma, quello che è. Molto, 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 molto bello, ma molto, molto difficile questo titolo, veramente tanto. L'avevo giocato un pochino tempo fa, ma ammazza quanto è tosto. Veramente tosto. Un gioco di ruolo proprio vecchia scuola in cui ti scontri veramente con la difficoltà a muso duro ed è veramente tosta. Questo tenuto perché mi ispirava, ma ho visto un pochino di gameplay, sembra anche carino. Sembra un action, sembra un po' un Devil May Cry a vederlo così. Vampire Hunter D. Potevano fare di meglio con la cover, ma sembra carino. Ho visto qualche video di gameplay, non sembra male. Tenuto un po' sulla fiducia. E poi l'ultimo di quelli standard, con questo standard, abbiamo Wild Arms, che anche questo è un gran bel gioco di ruolo, dove la leggenda diventa realtà, cioè per dire, no? Quando ti presentano un titolo in maniera grembante. Bene, dopodiché abbiamo tutti i big box e i giochi giappo. Vi farei vedere prima i giochi giappo, così almeno ricordo anche cosa c'ho. Vabbè, ho Final Fantasy IX, versione giapponese, ma per una questione molto semplice. Final Fantasy IX, per chi non mi conosce e vede magari questo video per la prima volta, mi vede in questo video per la prima volta, è la mia vita, ne parleremo tra poco. Quindi Final Fantasy IX per PS1 Jap. Abbiamo Tales of Destiny. Questi ve li passo molto in rassegna veloce. Abbiamo Tales of Phantasia, che è il primo Tales of, in versione tra l'altro PlayStation The Best. Giocato all'epoca questo qui, all'epoca voglio dire tipo 4-5 anni fa, con la versione PS1 con patch inglese, giocato su PC, un casino per giocare il suo titolo, ma è stata un'esperienza clamorosa. Poi è bellissimo, delle sequenze animate veramente molto molto fighe, classico di Tales of. Il gioco ha una trama che direi epica e poco, con il cattivo Daos, viaggi nel tempo,
pazzesco, bellissimo. Poi abbiamo Dragon Quest 7, che tanto che mi è piaciuto l'ho preso anche per 3DS e in versione americana, quindi l'ho tenuto anche in questa versione Jap. Questi presi in versione Jap perché li ho pagati proprio niente, io non colleziono Jap, ma questi li ho pagati tipo 10 euro l'uno, quindi li ho presi. Questo ho pagato ancora meno, questo probabilmente 5, anche meno, non mi ricordo. 3x3 Eyes, che da quello che so c'è anche una serie anime, e infatti direi che si evince abbastanza dal diretto. Poi guardate che fighe sono le cover giapponesi, mamma mia, cioè dico, di che cosa stiamo parlando. E poi abbiamo gli ultimi due titoli, che sono Rockman X6. Ecco, i Mega Man X per PS1 penso li recupererò in versione giapponese invece. Perché? Perché le versioni PAL costano troppo. Cioè ormai stiamo tra i 120-160 euro l'uno. Prenderli tutti, compreso anche Mega Man, sono tutti gli spin-off, ci va 1000 euro. Ma anche no, prendiamo questi che con 10 euro ce la caviamo. E poi abbiamo uno shooter che è molto molto figo, che è R-Type Delta per PS1, completo di tutto. C'è anche PAL che non costa tantissimo, sui 40 euro. La versione giapponese invece vale di più, per assurdo. Gli shooter hanno un mercato tutto loro, tutto particolare, anche a livello di valutazioni, eccetera. E ora passiamo ai big box, che sono gli ultimi che devo farvi vedere. Siamo perfettamente nei tempi, stiamo andando benissimo, cazzo. Il che mi rincuora molto per i prossimi video che dovrò fare. Allora, questo ho recuperato non da tantissimo, insieme al lotto in cui c'era Clock Tower, che è Capcom Generation. Che cos'è Capcom Generations? È un gioco strutturato su 4 CD che contiene all'interno delle grandi glorie del passato di Capcom, come per esempio Super Ghost and Ghost, eccetera eccetera. Quindi è una bella collection. Mi pare che giocando se ne possano sbloccare degli altri all'interno, non vorrei dire una cavolata, però mi pare sia così, ed è molto figo. Ora veniamo a i big box, quelli belli, tipo Final Fantasy 9. Io su questo titolo veramente non so più che cosa dire. È stato il mio primo Final Fantasy, è stato il titolo che mi ha fatto avvicinare al mondo di JRPG, che è il mio genere preferito, è il titolo che mi ha, diciamo, aperto le vedute sul mondo, su un genere, su un mondo di videogiochi che non conoscevo. Proprio figo, l'amore della mia vita, la passione della mia vita, conosco tutto di questo titolo, non so cos'altro dire. Final Fantasy 9, un capolavoro. Piccolo taglio, perdonatemi, mi era preso un attimo il panico, penso sia visto anche negli ultimi secondi, perché non vedevo la barra sonora del microfono che funzionava. Ho detto, non mi dire che ho registrato un'ora e non ha registrato niente, perché mi impicco in diretta. Ed è successo proprio su Final Fantasy 9, mi dispiace, ma riprendiamo le fila. Final Fantasy 9 è un capolavoro, un gioco iper bistrattato, c'è una folta nicchia di gente che lo ama e che lo venera, ma ci sono tutti gli altri che lo considerano un gioco di merda. Giocatevi Final Fantasy 9. È il Final Fantasy più classico che possiate trovare, con mille rimandi agli altri capitoli. Ha una storia che parte scanzonata, ma diventa molto molto figa e cruda a tratti. Quindi è da giocare Final Fantasy 9. È da giocare a tutti i costi, assolutamente. Poi, andando avanti, abbiamo Tekken 2, versione Big Box. Eccolo qua. Non c'è molto da dire su questi titoli, quindi li passo in veloce rassegna. Wild Arms 2, che è un'esclusiva americana. Tra l'altro i JRPG americani sono molto fighi del PS1, perché sono quasi tutti in versione big box, con contenuti aggiuntivi tipo colonne sonore, dischi demo, eccetera. È molto molto figo. Questo all'interno dovrebbe avere... c'è anche qualcos'altro, ora non ricordo, ma dovrebbe forse contenere un disco demo di qualcosa. Comunque... sono fighissimi da avere. Questo è l'unico non uscito in Europa, tranne l'Alter Code F per PS2, che è il remake del primo Wild Arms, che quello lo vorrò recuperare. Però diciamo che a livello di linea temporale principale, l'unico che non è uscito PAL è il secondo, ed è strano perché è uscito il primo PAL, il secondo no, probabilmente ha venduto poco, non l'hanno trasposto. 3, 4 e 5 poi sono usciti. Però insomma, questo... poi, diciamo così, non sono già in ordine. Abbiamo un altro JRPG della Madonna, questo è trasposto anche in italiano con doppiaggio alquanto bizzarro, The Legend of Dragoon, che ormai anche questo qua ha raggiunto il centello facile facile. Molto bello questo gioco, strutturato su 4 dischi, un gioco di ruolo insomma iper classico, lo conoscono tutti, anche questo qui è uno di quei giochi che tutti vogliono in collezione. Poi dici, cazzo, ma ancora non mi hai parlato di Metal Gear? Un attimo, di Metal Gear Solid abbiamo la versione
speciale tiratura limitata, che limitata non ha un cazzo. Cioè ci sono i due Metal Gear, quindi c'è Metal Gear Solid e Metal Gear Solid Special Missions, all'interno di questa bustina di cartone che non aggiunge niente a questa collection e sta raggiungendo delle cifre folli questa roba qui. Perché? Perché c'è questa fascetta in cartoncino che la rende rara. Non c'è niente. Oltretutto i giochi non sono versioni tipo senza codice a barre, con tipo versione scritto versione bundle oppure non vendibile separatamente. No, quindi sono versioni standard. La differenza di Metal Gear sta nel fatto che la versione di Metal Gear che usciva nei negozi standalone aveva la demo di Silent Hill con il poster. Questa no. Questa è la seconda release, è uscita senza la demo di Silent Hill. Dopodiché, andando avanti, abbiamo un altro gioco di ruolo pazzesco che devo ancora giocare per la miseria, ma mi mangio le mani per non averlo ancora fatto, che è Chrono Cross. Minchia, questo gioco qua deve essere una figata clamorosa. Non l'ho ancora giocato per la miseria. Ed è da giocare. Tra l'altro è il seguito diretto di Chrono Trigger, quindi è da giocare. 20 years after the events in Chrono Trigger, quindi 20 anni dopo gli eventi di Chrono Trigger, un nuovo gruppo di avventurieri si stanno preparando a una battaglia che sorpasserà il limite dello spazio e del tempo. Traduzione fatta molto alla veloce, spero di averla fatta bene. Da giocare, non l'ho ancora giocato, ma minchia, avrei una voglia pazzesca di giocarlo. Vi dicevo proprio appunto Dragon Quest 7, che mi è piaciuto talmente tanto che l'ho preso anche in versione americana, che almeno questa è giocabile. Dragon Warrior 7, perché in America la serie Dragon Quest è trasposta come Dragon Warrior. Poi abbiamo Fear Effect 2 Retro Helix. Mi manca ancora il primo di Fear Effect, preso come tutti noi giocatori dell'epoca, perché si vociferava che le due, essere anche confermato, che le due protagoniste forse la intendessero, fossero insomma fidanzate, che comunque scopassero, ecco, mettiamola così. E infatti poi era anche vero, quindi abbiamo fatto bene a comprarlo. E poi finiamo con Final Fantasy 7, e Final Fantasy 8, ma non in versione PAL, perché quando ho ricominciato a collezionare dopo aver venduto tutto tempo fa, mi è capitato un lotto in cui c'era Final Fantasy 8 dentro americano. Ho detto, ma comincio a recuperarlo così. Da quel periodo sono passati 10 anni e ce l'ho ancora così. Però mi piace questa versione, perché poi oltretutto ha un bellissimo libretto di istruzioni, molto diverso da quello PAL, completamente a colori, molto figo. Me lo tengo così per ora. Prenderò poi anche la versione PAL ovviamente per completezza, però insomma per il momento direi che può andare bene anche così. E questi sono tutti i miei giochi della collezione PS1. Non ho altro da mostrare, a meno che non mi sia preso qualcosa in giro, ma dovrebbe essere tutto qui. Non li ho contati, ma dovrebbero essere un'ottantina, una settantina circa. Ovviamente questo video, esattamente come gli altri, lo troverete nella playlist della mia collezione. Vi lascerò il link o comunque un pulsantino da qualche parte da premere. In ogni caso ho la playlist, quindi andate a cercare, e servirà da base operativa per i futuri aggiornamenti. Quindi direi di darci appuntamento ogni 6 mesi magari per fare un video di aggiornamento, nel caso dovessi aggiungere qualcosa, magari recupero, non so, 10 titoli, aggiornamento, e mettiamo aggiornamento collezione PS1 per dire, non so, marzo 2022, ipotesi, aprile 2022, e aggiorniamo, così la base corposa ce l'abbiamo col video lungo, e poi mettiamo tutti i vari aggiornamenti una volta o due all'anno. Vediamo un po' in base anche quanto recuperiamo, perché per Play 2 e Play 3 recupero sempre tanta roba, quindi magari serve più di 2 video all'anno, vediamo. Comunque, questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete il video se vi va, iscrivetevi al canale se siete nuovi, mi farebbe molto molto piacere, seguitemi su Instagram perché lì posto tutte le foto dei miei giochi, della collezione, quindi anche per avere visivamente uno sguardo su questa cosa qui, se vi fa piacere seguitemi anche lì. Fatemi sapere se secondo voi c'è qualche titolo che dovrei recuperare, dice assolutamente questo titolo non puoi non averlo, fatemi sapere, sarò ben dietro di andare a sperperare i miei soldi. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, ci diamo appuntamento nel prossimo video. Mi piacerebbe alternare Sony e Nintendo, quindi non fare PS1, 2, 3, 4 perché diventa noioso, magari il prossimo video potremo fare o tutti i giochi Game Boy, quindi Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, perché non ne ho tantissimi, quindi li farei assieme, oppure GameCube, Wii e Wii U, che anche lì non sono tantissimi, saranno un centinaio in tutto, e quindi direi di accorpare. Sulle console dove ho tanta tanta roba, facciamo un video tematico, laddove si può accorpare, accorpiamo, tipo
penso che NES e SNES anche li faremo assieme, perché non ne ho tantissimi. Vedremo. Poi in realtà, ecco, magari lasciatemi nei commenti un consiglio, come preferite voi. Ho un video per ogni console, quindi da dire, ok, voglio vedermi solo i giochi GameCube, ne hai 20, va bene, guardiamo quei 20 lì, o preferite accorpare? Fatemi sapere voi nei commenti magari come preferite. Io niente, vi ringrazio ancora una volta, vi saluto e ci vediamo nei prossimi giorni. Vedremo con che cosa, ok? Grazie mille e alla prossima. Bye bye.